Oggi andremo di nuovo a parlare di una collezione di NFT. È molto raro da mai sentire una cosa del genere, quindi ritengo che queste due collezioni di cui ho parlato nel video di prima e di adesso abbiano qualcosa di particolare. Quindi nel video che ho appena girato ho parlato di OPPEN, quindi nello scorso video ho parlato di OPPEN. Vi ho anche detto che in realtà ho fatto un workshop a Helsinki e se volevate vederlo è in inglese, vi lascio il link in descrizione, potete cercare il titolo su YouTube. Se capite l'inglese e vi può interessare come mantenere la sicurezza negli smart contract, vi lascio il video in descrizione. Quindi vi lascio anche il link sullo scorso video in descrizione. Oggi andremo a parlare della collezione dei The Llamas. Quindi lo scorso video era su NFT che sono principalmente, essenzialmente, delle immagini del profilo. Questo progetto è un attimino diverso, quindi io spesso parlo di DeFi, quindi per chi non mi conosce io parlo principalmente di DeFi, a volte di un po' più del mercato in generale, del risk management, ma il mio focus è sulla DeFi. Ho anche una serie su Solidity, ma la maggior parte dei miei video sono sulla DeFi, su nuovi protocolli, su protocolli che sto utilizzando e che mi piacciono. Questo è strettamente collegato a alcuni dei protocolli di cui parlo più spesso, quindi se mi seguite da un po' saprete che parlo spesso di Curve, di Convex, a volte di Conic, di Frax, di tutti i token che sono all'interno dell'ecosistema di Curve. Questa è la prima collezione di NFT che è effettivamente all'interno dell'ecosistema di Curve. Quindi vi lascerò anche per questo un po' di link. The Llamas è una collezione che sta venendo lanciata in questo momento, quindi adesso mentre sto registrando il video stanno lanciando l'NFT 1092, ci saranno 1100 NFT, quindi oltre a questo ci saranno altri 7 NFT, dopo quello non verranno lanciati altri. Stanno venendo lanciati con una Doge Auction, non andrò a spiegare bene come vengono lanciati perché quando il video sarà uscito quest'asta sarà già finita, quindi non potete più comprarli attraverso questo metodo, ma potete comprarli solo attraverso Open Zeppelin, Blur, o comunque non Open Zeppelin, OpenSea, Blur, tutti i marketplace che volete utilizzare. Quindi è una serie che è una collezione di NFT che sto seguendo da molto e sta tenendo il floor in una maniera incredibile. Adesso vi andrò a spiegare il perché è collegata a protocolli DeFi. La seguo da in realtà quando era più o meno a 1.2 Ethereum di floor, che era più o meno un mese fa. Ha avuto alcune vendite per 1.2, qua non viene mostrato, però ecco, diciamo che la seguo da un po' prima di questo, però stavo pensando di comprarla in questo momento, non ho ancora comprato alcun Llamas. Però mi tentano molto. Quindi sto facendo questo video, ma non so ancora se voglio andare a comprare questa collezione. Però è una collezione che è davvero molto interessante, perché questa è la treasury del progetto e l'idea del progetto è quella di essere una DAO in cui tu partecipi alla DAO se hai un NFT e questi soldi all'interno della DAO vengono utilizzati per comprare monete all'interno dell'ecosistema di Curve, quindi Curve, Convex, Conic, Frax, StakeDAO e tanti altri token, vengono utilizzati per farmare in maniere diverse e quello che viene farmato viene dato effettivamente a chi ha gli NFT. Quindi all'inizio quello che viene farmato verrà dato 50% a chi ha gli NFT e 50% verrà rimesso in compound per la DAO, quindi il 50% di quello che viene guadagnato all'inizio verrà rimesso in questi fondi per comprare altri Curve, altri Convex e guadagnare ancora di più. Man mano che si andrà avanti, questo diminuirà, quindi verrà dato sempre di più a chi ha gli NFT. Il motivo per cui non l'ho ancora comprato è che effettivamente questo è come se fosse un NFT che ha del backing, quindi effettivamente è una DAO che ha dei fondi dietro e al momento ha praticamente 3 milioni dietro, possiamo arrotondare a 3 milioni e dato che ci sono 1100 NFT è come se avesse intorno ai 2700 dollari per NFT, che sono circa 1.45 Ethereum e il prezzo adesso degli NFT diciamo che è difficilissimo trovarli sotto i 3 Ethereum. Quindi abbiamo che il backing degli NFT è all'incirca 1.5 Ethereum, però il prezzo dell'NFT stesso è circa 3 Ethereum. Quindi al momento converrebbe più comprare le
Il punto è che, numero uno, credo che ci potrebbero essere airdrop per chi ha i Lamas e per chi ha vinto una option tramite questo protocollo. E numero due, credo che comunque ci sia del premium, dato che c'è tutto questo progetto dietro, c'è il lato artistico, quindi io non amo i progetti NFT che sono solo un'immagine del profilo, però è innegabile che alcuni progetti NFT che sono solo un'immagine del profilo sono arrivati a dei prezzi esorbitanti. Quindi non solo c'è la parte del farming in questo progetto, ma esiste anche la parte di immagine del profilo, quindi hai una community, hai una DAO, hai dello status, hai possibilità che questi NFT per hype o per quanto guadagna la DAO possano aumentare di prezzo, quindi comunque non è un qualcosa da sottovalutare. Quindi è un NFT che sto guardando da quando esiste più o meno il numero 100, non ne ho ancora comprato nessuno e non so se li comprerò. Però, essendo un NFT strettamente collegato a un ecosistema che mi piace molto e che seguo da tantissimo tempo, è un qualcosa che mi sta interessando. Non credo di voler spendere 3 Ethereum per un qualcosa del genere, però non posso ancora assicurare che non lo farò. Quindi potrei comprare un Lamas, non ne sono ancora sicuro, ho provato più volte a vincere un'asta. Ho provato a vincere un'asta quando le aste si vincevano a circa 1,82 Ethereum. Il punto è che c'era sempre un qualcuno che mi outbidava, quindi riusciva a vincere. E niente, quindi non sono ancora riuscito ad avere uno di questi NFT. Potrei comprarli, non ne sono sicuro, ma è una collezione di NFT che mi interessa molto. Mi interessa per motivi diversi rispetto a OvePen, quindi di nuovo, se non avete visto lo scorso video, ve lo lascio in descrizione. Però comunque è una collezione che mi interessa molto. Se dovessi scegliere tra le due collezioni a quale partecipare, probabilmente al momento andrei su OvePen, principalmente perché dell'Amas voglio vedere se l'hype va giù, perché comunque li sto seguendo da quando valgono più o meno un Ethereum e sono saliti a valere 3, 4, 5 Ethereum, quindi sto vedendo che stanno salendo di molto molto velocemente, quindi come potete vedere il volume sta salendo, il numero di vendite sta salendo, il floor price vi posso dire io che rispetto a un mese fa è più di un Ethereum sopra, quindi è salito più del 30-40%, quindi voglio vedere se riesce a mantenere l'hype, anche perché come detto il backing per ogni NFT non è così alto da giustificare al 100% un NFT da 3 Ethereum. Quindi come potete vedere adesso stanno combattendo per vincere questo NFT. E quindi niente, questo era The Lamas, vi lascio un po' di link in descrizione, sia per questo video che per lo scorso. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere anche se vi possono interessare altri NFT. Io vi lascio il link di Discord in descrizione, potete scrivermi su YouTube o su Discord, rispondo su entrambi.